Un viaggio dentro Napoli tra la sacralità e l'esoterismo. Dal 21 al 30 giugno, 80 appuntamenti organizzati a Napoli sul filo conduttore dei Palazzi degli Spiriti. Visite guidate, dibattiti, spettacoli e passeggiate per far conoscere a cittadini e turisti la città dei fantasmi. E ho sempre avuto quest'idea che Napoli è una città da venire a visitare, non solo per le sue bellezze, ma anche per i suoi misteri. E finalmente ho trovato l'assessore Daniele, che è stato sensibile. Ho fatto anche delle registrazioni televisive sulla Napoli esoterica in vari programmi su Rai 1, per cui ho detto: assessore, ma perché non facciamo venire i turisti a vedere i fantasmi di Napoli? E così è nata l'idea. Però diciamo un percorso veloce, si può andare nel centro storico, che naturalmente è la culla della storia di Napoli, della culla dei fantasmi. Un programma realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e numerose associazioni e soggetti pubblici e privati, che servirà anche per perseguire un obiettivo di salvaguardia monumentale per un sito di grandissimo rilievo quale il Palazzo degli Spiriti alla Gaiola. Il Palazzo degli Spiriti è un monumento unico nella nostra città e purtroppo ancora poco conosciuto e anche per questo poco valorizzato per la sua importanza. È un edificio del primo secolo a.C. che letteralmente svetta e emerge dalle acque di Posillipo, che purtroppo è sottoposto a un continuo azione di degrado e di distruzione provocato semplicemente dalle scarpe di centinaia. Migliaia di ragazzini che ogni anno ci si arrampicano per fare i tuffi e tra l'altro molti di questi ragazzini purtroppo facendo i tuffi si fanno anche molto male, ci sono stati diversi incidenti. Una città dalla carica fortemente esoterica, con tradizioni che la raccontano abitata da sirene, streghe, monacelli e sibille, ora vuole mostrare di sé anche la sua qualità magica. Cosa possibile solo in una città che ha circa 3.000 anni di storia come Napoli, e quindi un modo diverso innanzitutto per i turisti, per conoscere e attraversare un viaggio sempre emozionante dentro la città, e poi un modo per avvicinare i napoletani alla storia della loro città attraverso una via insolita, ma comunque per riappropriarsi della conoscenza di una città che certamente può in ogni caso offrire occasioni di cultura, di svago, di interesse, di curiosità, di scienza, di arte. Mille modi, mille facce, mille aspetti, ma comunque tutti straordinari.